che di San Paolo tutto esaurito per spingere il Palmeiras di Felipao Scolari alla rimonta contro il Boca dopo lo 0-2 dell'andata. Tifosi però subito gelati sul cross di Vigia, entra Ramon Avila e porta avanti il Boca. Succede poco fino ai primi minuti del secondo tempo, quando dopo il tocco di Lucas Lima, Luan, difensore del 93 di destro, batte Rossi, capitano del Palmeiras. Palmeiras che ci crede o prova a farlo. Fallo di Izquierdos su Dudu, calcio di rigore. Sul dischetto va l'ex difensore milanista Gustavo Gomez. Il suo rigore è perfetto. Rossi spiazzato, 2-1 Palmeiras. L'illusione dei brasiliani però dura poco, perché al 70esimo Dario Benedetto da fuori blinda la qualificazione del Boca. Dall'anno prossimo la Coppa Libertadores si assegnerà in una finale unica come la Champions. Si giocherà a Santiago del Cile. Questa sarà l'ultima edizione con una doppia finale e sarà una edizione con una finale storica, la prima tra Boca e River.